Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui sul mio canale in un nuovo episodio degli unboxing di The Mask, o giù di lì, più o meno, anche perché, insomma, ci sarà un unboxing, ma questo video non sarà incentrato proprio sull'unboxing, quindi diciamo che questa parte la taglieremo molto corta, quindi oggi siamo qui per aprire un bellissimo pacchettino. Eccolo qui il nostro pacchettino. Pronti, pronti per aprirlo, però ovviamente per aprirlo ci serve il nostro attrezzo del mestiere, ovviamente lo conoscete tutti, lo estraiamo dalla sua custodia, che poi tanto custodia non è, vediamo se oggi taglia oppure no, taglia ma ci mette del tempo, perché io su qualcosa ho risparmiato il coltellino per fare gli unboxing, che poi non è proprio un semplice coltellino perché insomma c'ha mille accessori diversi. Va bene così, non è questo. Non stiamo facendo l'unboxing e la recensione del coltellino svizzero. Allora, dobbiamo aprire. Ah, vabbè, è già aperto. Possiamo richiudere l'attrezzo del mestiere. Possiamo sollevare. Ok. Bene così, guys. Bene così. Oh, adesso vi mostro il contenuto della scatola. Eccolo qui, delle buste piene di aria. Queste insomma sono delle buste della Air Plus, che insomma le ho comprate in caso di evenienza. Noi possiamo comunque andarle ad esplodere con della violenza. È un ottimo antistress. Quindi detto ciò, l'unboxing è finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Vabbè vabbè, lo sappiamo, stavo scherzando. Eccolo qui, adesso vi mostro il contenuto, a parte che tanto l'avete già visto dalla copertina. Ladies and gentlemen, oh, mi sono dato anch'io ai pacchettini Lego. Allora, innanzitutto togliamo un pochino di roba qui, altrimenti non abbiamo lo spazio necessario. Eccola qua, aspetta che ve la faccio vedere in tutto il suo splendore, così intanto mi faccio anche il frame per la thumbnail, che insomma non fa mai schifo. Quindi la parte di video che consisteva nell'unboxing si conclude qui, dobbiamo adesso andare a procedere a montarlo. Ehi! Dobbiamo procedere a montarla! Maschio? Ehi, tu! Dobbiamo procedere a montarla! Vuoi cambiare la schermata? Ah sì, scusa, stavo controllando una cosa al telefono. Senti, io non ti pago per stare al telefono, io ti pago per lavorare, ok? Beh, ma calma, dai, va bene, su, insomma, va bene. Ok, allora, detto ciò, io adesso rifaccio la scena, dico possiamo procedere a montarla, tu fai una dissolvenza e procediamo con la prossima schermata, ok? Ok, dai. Ok, tu dici la battuta, dissolvenza, prossima schermata, ok. E possiamo procedere a montarla. Ok signori, eccoci qui. Il microfono penso che si senta, tanto insomma ce l'abbiamo abbastanza vicino. Allora, ho sempre qui tutta la mia attrezzatura, perché adesso dobbiamo aprire anche questa scatolina e poi iniziare con il montaggio. Allora, ok ladies and gentlemen, questo è il manuale di istruzioni, ci sarà molto utile. Holy shit, guarda quanta bella roba interessante. Questo si deve fare così. Ottimo. Ok, la scatola adesso è vuota e non ci serve più, però non la mettiamo di qua perché sta in inquadratura. Appoggiamo lì sul playset. Allora, busta 4. Busta numero 1, perché è importante. Busta numero 3. Busta numero 2. 1, 2, 3. Questa è la 4. E poi ci sono 1, 2, 3, 4, che sono quelli piccoli. Ok, questo qua va bene. Questi sono gli pneumatici. Ok, detto ciò, adesso io penso che posso iniziare la parte del montaggio che voi vedrete ovviamente in timelapse. Those medical pills are push me over. I give my fill 3 times a day. The
these heads and all fuels will make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about round when it's past two. Reach a glass to know you don't gotta fight alone. Signori, sono provato, sono distrutto, è passata quasi un'oretta e mezza, all'incirca abbiamo finito di montare la busta numero 1 e vi faccio vedere un attimo com'è la situazione, ve la faccio vedere anche da questa inquadratura. Praticamente, ecco, abbiamo fatto tutta questa parte che è sostanzialmente la meccanica. Possiamo vedere che girando questa rotellina, insomma, qui c'è tutto un movimento di cose. Abbiamo fatto tutta la parte inferiore della vettura. Quindi, signori, io per il momento però devo mettere in pausa, perché insomma le tempistiche sono per il momento quello che sono. Quindi a voi adesso, a breve riprenderà e niente, insomma, questo è quanto. Io mi devo prendere una pausa in questo momento perché non ce la posso fare. Signori, abbiamo anche quasi fatto la busta numero 2, ci mancano solo da mettere gli pneumatici. Allora, innanzitutto dobbiamo incastrare i cerchi nelle ruote, vi farò vedere anche sicuramente dalla seconda camera. Questa è una, questa è due, questa è tre, bomba! E questo è 4. Detto ciò, adesso non ci resta che inserirle. Signori. Mamma mia, state vedendo, no? State ammirando un po'. Che fa... Ma a parte che quando ho visto la catena fatta in questo modo, io mi sono fucking emozionato. Quindi, signori, dai, siamo pronti a proseguire con la busta numero 3. Ok, signori, allora, cambio di inquadratura, perché a star seduto lì per terra con quel tavolino era diventato abbastanza difficile ormai da reggere, considerando che sono le 9:30 e insomma
è un po' che sto montando questa bella bestiola. Detto ciò, allora, va bene, dobbiamo iniziare la busta numero 3. Mi sono messo un pochino più comodo. Abbiate pazienza. Sì, sto anche svalvolando di testa, ve ne sarete accorti. E dai, su, questa cosa non si monta da sola, quindi rimettiamoci all'opera. Gentlemen, eccoci qui, giunti al pezzo finale da dover montare. Allora, ci siamo. Mettiamolo questo. Lo inseriamo qui. E signori, abbiamo concluso la costruzione della charger di Dominic Toretto di Fast and Furious. Allora, ladies and gentlemen, io spero che Questo video vi sia piaciuto. Eccola qua, ve la faccio vedere in tutto il suo splendore. Un secondo. Eccola qui, signori, la state vedendo? Ve la faccio vedere in questa sua configurazione. Eccola qui, con tutto quanto apribile gli interni. Un bucio di culo non indifferente a costruire tutto. Qui dentro anche le bombole del NOS. Questo è un altro modo in cui si può presentare, con il cavalletto sotto per lasciarla impennata, proprio come, insomma, simbolo della charger di Dominic Toretto. Ladies and gentlemen, io dunque vi concludo qui questo video, anche perché, ad essere onesti, non so quanto sia durato effettivamente, perché ho registrato tante clip. Ovviamente mi vedete vestito diverso, perché quest'ultima parte l'ho fatta nel giorno successivo a quando effettivamente ho cominciato. Quindi ho un 3-4 orette di clip da dover velocizzare, montare, insomma, come avete visto. E non so effettivamente quanto voi avrete visto di video di questo montaggio della charger di Dominic Toretto. Ladies and gentlemen, io comunque vi ringrazio per aver visto anche questo video. Spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, se così è stato. Noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul canale, e ad un prossimo episodio degli unboxing di The Mask in futuro. Ciao a tutti, ragazzi.